compiti, ha 3 punti ugualmente ed ha una differenza reti in perfetta parità, 3-3. La Spagna invece, la escludiamo dal calcolo, è ormai tagliata fuori dopo la sconfitta di oggi pomeriggio. Potrebbe dunque verificarsi questo: siccome la prima classificata del girone avrà diritto a disputare la finalissima, mentre la seconda disputerà la piccola finale per il terzo e quarto posto, che un risultato di parità avvantaggerà il Belgio, nel senso che a parità di differenza reti, una rete di differenza postazione sulla sinistra, poi Tardelli viene preceduto, Fammer tocca la palla e su Gentile c'è un intervento a gamba tesa che l'arbitro Garrido punisce con un calcio di... Assolutamente tranquilli, evidentemente il Belgio, malgrado abbia... Proprio perché manca Van den Berg, la marcatura di Keulemans è stata affidata a Kolarec. A distanza da Benetti, mentre su Van Meur, che è un po' il regista, il leader della formazione belga, si è posto ancora Oriali, riuscito il primo dribbling, ma c'è un intervento falloso da parte di Van Meur e l'arbitro Garrido assegna cura di 0-0. Schiove la palla per la respinta di testa di Collovati. Bettega dato indietro a Tardelli. Graziani non riesce. Il Belgio ha saputo reagire ed è passato decisamente l'iniziativa. Intanto è Graziani che però sì, si libera dell'avversario in modo scorretto e viene fermato dal fischio del signor Garrido. Ecco, rivediamo Graziani che spinge Van Meur, che tra l'altro peserà anche chili meno di lui e quindi va a terra nel contrasto, che viene punito da Garrido col calcio di punizione già battuto. Ancora Van Meur, il regista, Tognoni e Benetti in tandem. Per Garrido intervento irregolare, è già battuto da... Cambio con Graziani, questi viene affrontato da due avversari, vedete Gerez particolarmente duro e poi l'aiuto di Paese, 29 gol in 34 partite, quindi oltre ad essere un uomo a tutto campo ci sa particolarmente fare sotto porta. Calcio d'angolo per il Belgio, a battere Van Meur. Traversone ancora in direzione di Keulemans, ancora in trovata in Collovati. Sono passati 11 minuti, Mommes di testa su Causio, poi Garrido fa involontariamente ostruzione a Van Meur, Benetti apre sulla sinistra, Tardelli. Mentre anche Collovati si è portato al limite dell'area di rigore belga, insieme con Benetti, Bettega, Graziani, che l'ha visto protagonista di azioni di parate piuttosto pregevoli. Intanto vedete un'azione piuttosto confusa al limite della linea di fondo italiana. Ci sarà Roma, quindi verso Tardelli che viene anticipato da Van der Est. Lo scambio riesce con qualche difficoltà con Van Meur, ma poi c'è ancora un intervento falloso di Oriali nei confronti dell'anziano giocatore belga. Sono i primi approcci e con il numero 9 Van der Est c'è un intervento di Antonioni ed uno successivo di Van Meur, apertura verso Colts. E se, come si è più volte ampiamente detto e ripetuto, il risultato di parità andrebbe benissimo alla squadra di Tiss. Van Meur ha battuto, Van der Eyck di testa per Keulemans, ma è Collovati, Bettega, Antonioni. Interviene alle sue spalle Van Meur, che adesso prende anche uno scappellotto da Antonioni ed è calcio di punizione in favore della squadra italiana. Ecco, va detto tra l'altro che il Belgio forse è la formazione meno seguita, quella che è qui in Italia, da Benetti in direzione di Gentile, lo scambio è con Tardelli, il recupero ancora da parte di Meurs, il libero della squadra. Kulz a Gerez, difensiva, è Bettega sulla palla, è Graziani sulla palla in questo momento. Lo scambio con Oriali non riesce, riparte il Belgio con Van der Eyck che è il regista, direi, in seconda battuta della formazione belga. Recupero di Causio e quindi è Rankin. C'è un'entrata pallosa di Oriali ai danni di Van Meur. Altro personaggio evidentemente segnalato con particolare riguardo dalla panchina azzurra. Keulemans è il risolutore, Van Meur il regista, sono due riferimenti molto precisi della formazione allenata da Tiss.
Van Meur si sottopone alle cure del massaggiatore dopo l'intervento di Oriali. Tra l'altro un giocatore, questo Gianfranco, come sai, che ha subito 3 fratture nel corso della sua lunga carriera e ad un certo momento era stato addirittura così... Gioca molto più avanzato di quanto non faccia di solito, altre volte è stato visto partire anche dalle retrovie. Ora staziona più come punta fissa al centro dell'attacco. Belli, quindi Bettega in posizione arretrata, Causio, tentativo di dribbling non riuscito per intervento, questa volta molto deciso da parte della squadra belga. Iniziativa di Causio, intervento di un giocatore avversario, poi palla che è scambiata ancora da Gentile e Causio non riesce il lancio nei confronti del nostro terzino chiamato per circostanze nate da azioni individuali piuttosto malissimo, servendo prima Kremas e poi Van Meur, fermato al limite dell'area dall'intervento del solito calcio di punizione. Appoggia indietro a Renken, gran tiro di Renken, vola in presa classica. Graziani sul lunghissimo rinvio, poi Antonioni è preceduto, apertura sulla destra, Bettega che lascia poi il pallone, Antonioni. Celebri per lo stacco di testa quali Bettega, ci sono parecchie difficoltà da superare questa sera. E Oriali che viene anticipato da Van Meur, ennesimo fallo del nostro giocatore che a questo punto è giustamente... provoca l'intervento deciso da parte di Garrido che gli affibbia la prima ammonizione. Ammonito Lele Oriali al 27esimo del primo tempo. In effetti c'è stata una suite di falli del giocatore interista nei confronti di Van Meur, inevitabile l'ammonizione. Vedete che se la prendono piuttosto... Van der Els. Causio alla bandierina, Van Meur è riuscito a mettere fuori area, Collovati va verso la palla, Causio, è scattato già il dispositivo del fuorigioco ma Tardelli è in posizione regolare, riceve, due avversari su di lui, scambio di colpi piuttosto duri. Baresi, Giuseppe Baresi, giocatore dell'Inter, che è stato invitato da Berzot a Baresi al posto del giocatore della Roma. Con una tattica al rallentatore, rinviando anche da centrocampo i palloni, Van Meur al volo apre molto. Intervenire anche Causio, palla che ritorna a Scirea, lo scambio basso sul vostro teleschermo dai proprio medico. Intanto diamo un'occhiata alla posizione, ancora Bettega arretrato in attesa del lancio di Causio. Vinto Van Meur in dribbling, Causio verso Van Meur che è il passaggio obbligato, quindi questi è Tardelli, il rinvio di Van Meur. Con le mani lo stesso Van der Eyken, Pat Van Meur che adesso ha arretrato sensibilmente la sua sfera d'azione, Baresi che può liberare, nello scambio stretto tra giocatori belgi si inserisce ancora di testa Collovati, poi è Bettega tornato indietro a prendere il pallone, Baresi. Belli si appresta a servire il compagno. Causio al tiro, parata, anche se per la verità finora, fino da questi a Scirea, Graziani. Van Meur, lunga e lavoratissima, la poi appoggiato a Kohls. Van Meur, rientra Tardelli, molto bene, recupera. Tardelli, Gentile, in profondità, tocca appena Oriali, esce Meus e viene avanti, poi affrontato dagli azzurri, preferisce lasciare la palla. Ora Causio, 46-30, Baresi sulla sinistra. Gentile, canto di Telemans e poi di Causio sul giocatore avversario, fischia Garrido, mentre i belgi invocano soccorso per il loro giocatore rimasto a terra, ma finisce il primo tempo con 1 minuto e 55 secondi di recupero e con il risultato di 0-0. Gentile, ecco Altobelli che tocca la sua prima palla, Van Meur
gliela ha tolta. Ecco un tentativo dell'area. Baresi, attenzione al fuorigioco, alza la palla Coles. Un colpo di testa di Van Meur. Evidentemente Berzotte chiede all'agilità di Altobelli la possibilità. Rinvio di Van der Elf in posizione difensiva. Bettega in lotta. Sostituzione anche in casa belga. Cercano di perdere tempo i giocatori belgi. Garrido. E al suo posto entra Vereyen nella squadra belga. Van Meur.